Ma non c'è mai un momento, sai, per un best of, grazie a Dio, quello come una raccolta, non c'è mai il momento giusto per farlo, no? Io ero già in studio per il mio album nuovo, quindi sto già registrando cose, e avevo queste novità belle, tipo cantare la canzone di Battiato, rivedere Liberatemi con Negramaro e aver scritto altri due pezzi abbastanza velocemente, e ho detto perché non uscire con qualcosa adesso, far vedere che comunque ci siamo, no? Che siamo sempre sul pezzo, che comunque noi pensiamo, scriviamo e cantiamo anche quando la gente non se l'aspetta. E tutto soprattutto in una fase della carriera iniziale, quando devi conquistarti il grosso pubblico, ok? Quando devi avere, perché avere il grosso pubblico vuol dire entrare nelle case di tanta gente. Quindi è un piacere vedere che ai concerti vengono le persone, vengono i bambini, vengono i più anziani, vengono i giovani, cioè, vedere questo nucleo, no? E sapere che tu piaci. È bello. Quando ti innamori di una donna, ti piace sapere, no? Che tu piaci a lei, la cosa più bella in assoluto, e viceversa. È la stessa identica cosa. La musica è femmina, no? Quando tu sei sul palco, sei in una grande regia che ha una sensibilità che è più femminile che maschile. E quindi è bello piacere alle persone che ti stanno vicino, alle persone che ti amano, piacere ai propri figli, ai tuoi amici. Sapere che non dai fastidio è già sapere che piaci. Ma c'è sempre qualcosa di autobiografico, delle cose che faccio io, come non c'è mai veramente qualcosa di autobiografico, è sempre una sfida con me stesso. Io non vorrei mai parlare di me, ma parlo di me indirettamente a volte. Però quando poi arrivo a trovare il punto giusto nella canzone o nel testo, dico, ma guarda che sto parlando di tutti, perché tutti mi raccontano questo. Quindi la mia storia, la mia vita, la mia esperienza, l'esperienza di tante altre persone che mi hanno raccontato a loro. Quindi non è mai autobiografia, è amplificare il pensiero di tanta altra gente. Ci stai. È la canzone che fa proprio un punto, no? Potrebbe essere un best of, cioè ci stai, potrebbe essere un best of, perché è il meglio di tutto ciò che tu hai fatto e dici basta, andiamo avanti, continuiamo, correggiamoci, vediamo cosa abbiamo fatto, perché un best of è guardare quello che tu hai fatto per andare avanti, perché è perfetto, prima di iniziare a fare un album nuovo, guardare il passato, fotografarlo, è fantastico. Lo tengo qua perché lo faccio vedere. Perché sono molto affezionato a questo libretto che ho fatto, che ho voluto fare. Ci sono delle poesie inedite, ci sono alcuni miei quadri, che io dipingo anche, e degli acquarelli, degli schizzi, delle prove, dei disegni, no? Degli esperimenti. Mi piace pensare di essere un autore e di riempirmi sempre di parole. Anche al di fuori della musica, perché chi scrive canzoni scrive. Una canzone è una lettera, può essere anche una poesia senza musica, questa è la cosa molto bella di chi scrive. Io consiglio sempre a tutti di scrivere, anche ai ragazzi che non hanno mai scritto, come fai a scrivere una canzone? Devi provare, devi buttare giù, scrivere. Nasce tutto da solo.